Siamo giunti alla terza puntata dedicata all'approfondimento della conoscenza della collezione di antichi strumenti musicali del museo, progetto che viene sviluppato dal museo grazie al bando Giovani per il Territorio che l'associazione Eufonia, presieduta dal clavicembalista Giovanni Paganelli, ha vinto nel 2020. Quindi un bando che ci consente di realizzare una serie di puntate, che ci consentiranno di conoscere meglio il principale donatore, della collezione di strumenti musicali, Luigi Francesco Valdrighi, ma anche di provare il suono e di conoscere meglio alcune tipologie di strumenti, appartenenti alla raccolta civica. La prima puntata è stata dedicata ai flauti dolci. Quella di oggi invece è dedicata alle arpe. In particolare verrà suonata una delle arpe del museo, l'arpa Lambert, che è un'arpa di produzione francese degli inizi dell'Ottocento, quindi un'arpa neoclassica, che è stata studiata per l'occasione dal restauratore e costruttore di copie di antichi strumenti, in particolare di questa tipologia di strumenti, Dario Pontiggia, artigiano restauratore che lavora a Milano e che grazie al progetto è venuto al Museo di Modena, ha preso visione dell'arpa, ha prodotto delle relazioni che ci consentono oggi di conoscere molto meglio questo strumento che possediamo e speriamo anche di poterlo presto restaurare e valorizzare grazie al meccanismo innescato con questo progetto. Ma oggi a parlarci delle arpe saranno due musiciste molto famose, Mara Galassi e Chiara Granata. Mara Galassi in particolare è davvero un riferimento per lo studio e per il suono della musica antica, rinascimentale, barocca, nel campo appunto, nel settore specifico delle arpe. È stata per 9 anni prima arpa al Teatro Massimo di Palermo e dall'89 insegna presso la Civica Scuola di musica Claudio Abbado di Milano, dove ha avuto come allieva Chiara Granata, la quale è anche laureata in filosofia, studiosa di storia della musica e di organologia, ha prodotto in particolare uno studio inedito sull'arpa Barberini di proprietà del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. Sarà appunto lei che illustrerà le caratteristiche delle arpe possedute dal museo. Una delle allieve di questa scuola interverrà suonando la nostra arpa. Alle arpiste che interverranno nella puntata sarà consentito, come già abbiamo fatto per Livia Cafagni, di suonare, di maneggiare a mani nude i nostri strumenti perché chiaramente un musicista non può suonare con i guanti. Thank you.
Bene, avete ascoltato tre arpe degli stessi anni, perché sono tutte tre arpe di inizio 800, ma su strumenti molto diversi l'uno dall'altro. L'arpa Erhard è stata suonata da Maragalassi, arpa Naderman suonata da me, sempre degli anni 20 dell'800, e l'arpa Lambert, con meccanica Lambert diremmo, sempre di inizio 800, suonata da Margherita Burattini. Abbiamo eseguito un preludio di Anthony Corry. Anthony Corry, compositore scozzese, figlio del più noto Domenico Corry, impresario, compositore egli stesso, editore musicale e padre anche di un'arpista, Sofia Corry. A proposito di famiglie, le passioni per la musica antica, per le arpe antiche, passano da una generazione all'altra. E quindi io ho studiato arpe storiche con Maragalassi, Margherita Burattini sta studiando arpe storiche con Maragalassi e diciamo le competenze, ma soprattutto l'interesse e la passione sono qualcosa che si trasmette. E quindi suonando insieme vogliamo anche raccontarvi questa che non è solo una trasmissione di sapere, ma anche fondamentalmente una trasmissione di passione. Sono strumenti che hanno avuto sicuramente una vita musicale, che è stata poi interrotta, spesso rimangono per anni inutilizzati gli strumenti, e poi sono stati restaurati, rimessi in vita. Per un'arpa è un'operazione molto complessa e molto lunga, perché si tratta di rimettere in funzione la meccanica, che è quella che permette ai pedali di azionare attraverso le leve che sono presenti nella colonna, il meccanismo che crea le alterazioni. Poi immaginate uno strumento che è rimasto senza corde o comunque non in tensione per anni, rimesso in forma perché la tensione delle corde rimette in asse, in forma lo strumento. A quel punto, solo a quel punto, lo strumento diventa di nuovo suonabile e per la prima volta l'esecutore, ne conosce l'identità. Perché se c'è una caratteristica di questi strumenti è che ciascuno suona in un proprio modo e ciascuno ha un modo di insegnare all'esecutore come deve essere toccato, che tipo di tocco renderà al meglio il suo timbro specifico. Le arpe possedute dal museo sono un'arpa Luigi XVI, stile Luigi XVI, e un'arpa stile Impero, più tarda. Quindi l'arpa Luigi XVI è collocabile tra il 1775 e il 1790. L'arpa stile Impero invece è un'arpa ottocentesca. Per quanto riguarda l'arpa più antica, non abbiamo trovato l'indicazione di un costruttore. Quando noi ci avviciniamo a un'arpa che ha una sua storia, cerchiamo dappertutto una traccia del costruttore. La possiamo trovare sulla tavola armonica, la possiamo trovare dentro la meccanica. Per quanto riguarda questo strumento, non abbiamo trovato traccia. Mentre per quanto riguarda lo strumento più tardo, abbiamo trovato dentro la meccanica l'indicazione Lambert, Par Lambert, è uno strumento francese, e questa indicazione tuttavia non è un'indicazione risolutiva. Perché dico questo? Perché non è detto che Lambert sia il costruttore. Abbiamo infatti altri strumenti, più o meno degli stessi anni o di poco antecedenti, che portano una doppia indicazione. Abbiamo un'arpa Chaillot,
in cui c'è scritto dentro nella meccanica Parlamber. Abbiamo al Museo delle Arpe di Piasco un'arpa in cui è segnato il costruttore, Domeny, e sempre l'indicazione di Lambert. Allora, io ho trovato un bollettino del 1799 che cita Lambert come costruttore di meccaniche. Quindi diciamo che quantomeno di questo strumento sappiamo che è uno strumento francese con una meccanica Lambert. Sì, ho detto arpa stile Luigi XVI e arpa stile Impero. Vorrei dirvi qualcosa di più di queste due componenti estetiche e costruttive, ovviamente, dello strumento. Per stile Luigi XVI ovviamente si fa riferimento a uno stile costruttivo, estetico, riferibile soprattutto agli oggetti d'arredo, agli spazi abitativi, collocabili negli ultimi tre decenni del Settecento, mentre con stile Impero si va a indicare un periodo che è quello dei primi 15 anni dell'Ottocento. Quali sono le differenze immediate, diciamo, sulle arpe? Potete in qualche modo diventare tutti un po' esperti di questo, anche se non siete arpisti. Ossia, le arpe Luigi XVI, il primo tratto che possiamo notare è la tipica conclusione della colonna. La colonna è una struttura portante dello strumento e termina in quello che noi chiamiamo il ricciolo, una forma circolare, morbida, decorata, spesso dorata, come in questo caso. Se lo paragonate al termine della colonna dell'arpa stile Impero, vedete che è proprio una tipologia estetica completamente diversa. Mi viene da dire che la colonna, che è un elemento portante dello strumento, viene ad assomigliare, nelle arpe stile Impero, a una vera e propria colonna di un palazzo, di un tempio, ossia termina con un suo capitello. Ovviamente l'estetica dei due strumenti è sempre all'interno del solco del neoclassicismo, con le tipiche ghirlande d'alloro, figure mitologiche, ma potete notare un piccolo scarto estetico. Mentre nello stile Luigi XVI le forme tendono a essere arrotondate, morbide, le forme tipiche dello stile Impero tendono a divenire più essenziali, geometriche. Lo potete osservare. Vi faccio anche notare i colori di quest'arpa stile Impero. Questo sicuramente è la parte originale dello strumento, la colonna, quella che non ha subito restauri nel corso del tempo, e potete osservare questo colore bianco, il mogano, il marrone, che sono tipici dell'arredo stile Impero, che è un arredo sobrio, elegante, classico. Il repertorio di questo strumento è un repertorio che si sviluppa su differenti percorsi. Allora, da un lato abbiamo un repertorio specifico, pensato proprio da arpisti, arpisti compositori ed esecutori, che ovviamente sperimentano in questi anni sullo strumento un'infinita varietà di possibilità tecniche, dinamiche, di effetti tipici realizzabili solo con questo strumento. Dall'altro, però, parallelamente, abbiamo repertorio recuperato da organici completamente diversi, estremamente più ampi, non lo strumento solo, abbiamo sinfonie trascritte per arpa, arie d'opere trascritte per lo strumento, variate. Infine, ed è quello da cui vorrei cominciare, abbiamo un repertorio specifico, che è quello per lo strumento da tasto, cembalo, clavicordo, fortepiano, che è sempre stato apparentato all'arpa, è uno strumento affine, è sempre stato apparentato. Quindi non stupisce che alla fine del Settecento venga suonato sull'arpa questo repertorio per strumento da tasto. Abbiamo alcune testimonianze interessanti, tra queste Madame de Genlis, arpista, che nasceva come cembalista e che racconta di essersi applicata con una disciplina straordinaria, 9 ore al giorno sull'arpa, e in capo a un anno aver raggiunto un ottimo livello tecnico su tutti i brani cembalistici più importanti, quindi quelli della generazione precedente, delle generazioni precedenti. Un altro esempio interessante è il Conte de Martin, di cui conosciamo un'esibizione all'Accademia d'Arcadia in Italia, quindi, e di cui si narra che ha stupito gli ascoltatori eseguendo fughe di Bach all'arpa.
Allora, cos'è interessante per noi è che è scoprire che su questo strumento, alla fine del Settecento, venissero eseguiti i grandi capolavori del primo Settecento. Handel, Bach, Domenico Scarlatti. Ascoltiamo, suonato da Maragalassi, su un'arpa Erard del 1811, una composizione di Domenico Scarlatti, quindi un autore di 70 anni prima. Prima di ascoltare il brano, pensate a un gioco di specchi. Non dovete pensare allo Scarlatti suonato al cembalo, dovete pensare allo Scarlatti suonato 50 anni dopo su un'arpa, quindi con un gusto estetico che è cambiato nel frattempo, e questo per noi è molto interessante perché la musica muta sempre e quindi è interessante per noi ricostruire il modo in cui 50 anni dopo veniva suonato Scarlatti su un'arpa. Non c'è nessuna ragione per ritenere l'arpa uno strumento femminile, non adatto agli uomini. Anzi, nel Seicento troviamo arpiste e arpisti, forse di più gli uomini, e così all'inizio del Settecento. Poi, vero è che nel corso del Settecento, in particolare nella Parigi della seconda metà del Settecento, che è un frangente importante perché è anche l'origine della scuola d'arpa, l'arpa diventa uno strumento alla moda, suonato dalle ragazze dell'aristocrazia, suonato anche da Maria Antonietta. Si diceva che era Maria Antonietta ad aver creato la moda dell'arpa, ma in realtà probabilmente è precedente. Certo, Maria Antonietta la rinforza. Le mode nascono dal gusto e dall'emulazione collettiva. Dopodiché creano un immaginario. Allora, ad esempio, dobbiamo pensare che nel tardo Settecento le donne amavano vestirsi con ampi abiti drappeggiati che andavano a porre in rilievo, a esporre solo in parte, il décolleté e le braccia. Ora, ovviamente, l'arpa può contribuire a mettere in evidenza queste parti del corpo femminile. Pensate che l'arpa appoggiata sulla spalla rende comunque visibile in parte il décolleté e soprattutto espone in maniera che veniva ritenuta sensuale le braccia.
perché era una delle poche parti quindi esposte del corpo femminile. Quindi una ragione prettamente pratica, che è la posizione che io assumo allo strumento, diventa un immaginario. Ovviamente poi, una volta creato un immaginario, c'è l'incontro con uno stereotipo. Stereotipi sul mondo femminile ce ne sono tanti. E quindi cosa succede? Vi faccio un esempio. Madame Krumpholz, allieva e sposa del compositore Krumpholz, era sicuramente un arpista di livello strepitoso. I suoi concerti dovevano essere straordinari. E c'è una sua esecuzione ai Concerts Spirituels negli anni Ottanta, recensita da una importante rivista, il Mercure de France. Cosa dice questa recensione? Bene, ottima esecuzione della bravissima arpista, che non solo ha dimostrato il suo talento, se fosse stata una recensione per un esecutore uomo, la recensione si fermava qui, ma va avanti, non solo ha dimostrato il suo talento, ma ha anche dimostrato come. Forse non è poi vero che le donne in gravidanza non dovrebbero suonare l'arpa. Moltissimi ostetrici, aggiunge la recensione, sconsigliano infatti la pratica di questo strumento alle donne in gravidanza, perché ci chiediamo noi, non viene detto. E infine la conclusione è, comunque l'esecutrice si è limitata a eseguire arie variate e non ha affrontato i brani più difficili, ovviamente dando scontato che la motivazione fosse il suo stato. Allora, cosa voglio dire? Da un lato non c'è nessuna ragione per cui lo strumento venga considerato femminile, ma tutto questo immaginario che si va a legare allo strumento e di cui tutt'oggi non riusciamo a liberarci, contribuisce a creare anche una serie di leggende, ovviamente, legate alla femminilità e all'arpa. Poi, l'arpista più noto del Novecento, quello che poi fa diventare l'arpa uno strumento noto, conosciuto, è Nicanor Zabaleta, un uomo. Sonata de Mateo Alberiz, compositore español del siglo XVIII. Es la época en que Scarlatti, que vivió en España muchos años, influenció a los compositores españoles. Bene, adesso entriamo nel merito di un tipo di scrittura per arpa di un compositore arpista. Quindi, come vi dicevo prima, quando un arpista scrive per il proprio strumento, ovviamente va a ricercare una tipologia, un linguaggio esecutivo specifico. Questo autore è Krumpholz, arpista boemo, che era arrivato a Parigi e si era imposto sulla scena parigina, era divenuto uno degli arpisti più richiesti dopo aver suonato ai Concerts Spirituels e anche uno degli insegnanti più richiesti, ma prima di questa esperienza parigina Krumpholz era stato alla corte di Esterháza, in Ungheria al confine con l'Austria, dove maestro di cappella era Joseph Haydn, il compositore più importante della sua generazione. Quindi lì sicuramente non solo aveva suonato, ma anche aveva appreso un linguaggio compositivo. Allora, per entrare nello stile di Krumpholz, bisogna tenere presente quello che viene denominato come stile sensibile o stile patetico. Generalmente l'autore di riferimento per questo stile è Carl Philipp Emanuel Bach. Proviamo a capire come è concepito questo tipo di scrittura. È una scrittura che predilige le tonalità minori, è espressione, come dicevano i contemporanei, della tenerezza e del dolore, quindi una scrittura molto intima. E non solo, dal punto di vista della dinamica, prevede moltissimi cambiamenti dal forte, fortissimo, al pianissimo, tutti scritti in partitura. E dal punto di vista della agogica, che è la mutazione del tempo in un'esecuzione, prevede sempre scritti in partitura continui cambi di tempo. E a volte sembra quasi una scrittura a singhiozzo, con pause improvvise, mutamenti. E io trovo che questa sia una delle prime scritture musicali che sembra voler fare, concedetemi l'immagine, una radiografia dell'animo umano.
che non è continuo, che ha continui mutamenti, scossoni. Il brano che ascolteremo adesso viene suonato da me su un'arpa Naderman dei primi anni dell'Ottocento. Presa un'asta a Parigi, oggigiorno le arpe facilmente si trovano alle aste, vengono messe all'asta insieme col mobilio, gli arredi settecenteschi. E la fortuna nostra è che molto spesso chi partecipa a un'asta considera l'arpa un oggetto d'arredo e non uno strumento. Quindi tra i compratori, che si affiancavano a me in quell'occasione, pochi sapevano la preziosità di questo strumento. E per sua fortuna, e per mia fortuna, l'arpa è nel mio salotto e per fortuna dell'arpa non è diventato un oggetto d'arredo di altri salotti. Questa composizione di Krumpholz è tratta da un ciclo di preludi, opera 12, del 1778, dedicati a una sua allieva che era Madame de Guinness, stessa arpista a cui Mozart, nello stesso anno, dedica il concerto per flauto e arpa, a lei e al padre. Racconta molto bene questo stile così intenso, così melanconico, anche dicevano i contemporanei di Krumpholz. E Krumpholz non subirà sulla propria esistenza, come altri arpisti, gli effetti drammatici della Rivoluzione francese. Il dramma della grande storia per lui è preceduto in qualche modo o anticipato dal proprio personale dramma, per cui la sua vita terminerà nel 1790 quando verrà trovato morto suicida nella Senna. L'arpa, strumento aristocratico, l'arpa, strumento femminile, sono tutte connotazioni che non appartengono allo strumento, anzi appartengono a una fetta molto piccola della sua storia, molto significativa, la storia dell'arpa in Francia alla fine del Settecento, ma non è l'unica storia dell'arpa. E diciamo che è un retaggio che si fa fatica a scalzare. Esiste però, e la voglio citare in questa occasione,
una tradizione d'arpa completamente diversa, che vale la pena conoscere, è quella degli arpisti viggianesi. Quindi dalla Francia ci spostiamo in un piccolo paesino in provincia di Potenza, che è Viggiano, dove a partire dal Settecento inizia una scuola d'arpa. La chiamiamo una scuola d'arpa popolare in questo senso: lo strumento lo si apprende in casa, dal padre, dal nonno, ed è una tradizione, una scuola d'arpa prettamente maschile. Sono gli uomini che suonano l'arpa. E danno vita a un fenomeno straordinario, che è questo degli arpisti viggianesi, musicisti itineranti, che viaggiano in Italia, ma anche nel resto d'Europa, e poi vanno addirittura oltreoceano. Ci sono le prime testimonianze legate al periodo natalizio, in cui gli arpisti scendevano a Napoli e la loro presenza era così gradita, richiamava il Natale, no? Si esibivano per strada. E se guardiamo i dispacci ufficiali d'inizio Settecento del Regno di Napoli, ad esempio, vediamo che sono nominati come musici, per distinguerli dagli arpisti, dagli strumentisti professionisti, ma senza alcuna connotazione negativa. Tutt'altro, anzi, c'è quasi una sorta di mitizzazione di queste persone che hanno un talento spontaneo per la musica e per l'arpa. Vengono descritti come persone naturalmente buone. Uno stereotipo, ma uno stereotipo positivo. Ecco, tutto questo cambia all'inizio dell'Ottocento, siamo nel periodo all'origine degli grandi stati nazionali, la burocrazia, il controllo sociale diventano molto più pressanti. E allora è interessante e anche drammatico vedere come cambia la definizione nei dispacci ufficiali. Iniziano a essere descritti come mendicanti, poi inizia a circolare un sospetto intorno alla loro figura, vengono progressivamente criminalizzati, atei, anarchici, forse trafficano bambini. È un processo veramente impressionante quello attraverso cui delle figure di musicisti di strada vengono progressivamente estromessi. All'inizio c'è l'onta sociale e poi c'è quella amministrativa, perché agli arpisti vengono negati i permessi di spostamento. E purtroppo questa tradizione musicale viene completamente scalzata, che pure aveva dato una quantità di arpisti, anche arpisti che poi avevano svolto nell'Ottocento avevano svolto una professione, anche non necessariamente erano rimasti arpisti di strada. E quindi rimane nel nostro immaginario l'idea dell'arpa come strumento aristocratico. Allora, io ritengo che in uno strumento siano sempre presenti tutte le sue storie e che debbano in qualche modo riaffiorare, debbano essere di nuovo ascoltate e rimesse in vita. E quindi scalzeremo anche questa immagine unica dell'arpa come strumento aristocratico. Uno strumento è nelle mani di chi lo suona. Allora, in questo periodo il repertorio dell'arpa, ma in generale il repertorio strumentale, è piuttosto fluido. Cosa intendo dire? Non c'è una destinazione univoca di una composizione, per quartetto d'archi, per duo, eccetera. Più facilmente il repertorio passa da un organico all'altro, da uno strumento all'altro. Vediamo ad esempio la vicenda di questa opera 13 di Krumpholz, che era stata pensata dall'autore per uno strumento solo, arpa o fortepiano. E al limite c'è una parte aggiuntiva di violino. La parte di violino ad libitum è un arricchimento, ma non è indispensabile. Quindi la composizione sta in piedi autonomamente con uno strumento solo. Sono passati un po' di anni, siamo all'inizio dell'Ottocento, non siamo più in Francia, siamo in Inghilterra, e Seybold, anche lui cembalista e arpista, decide di ripubblicare l'opera 13 di Krumpholz aggiungendo una seconda parte. È interessante per noi perché da un lato c'è un omaggio a un autore, Krumpholz, che ovviamente era ancora molto amato e molto eseguito, e questo per noi è interessante saperlo. Contemporaneamente c'è una disinvoltura ad intervenire nella partitura, ad aggiungere una parte in più,
e a rendere quella che è una sonata solistica una composizione concertata a due strumenti, che in qualche modo ha il sapore però anche di un linguaggio più moderno, quello della prima generazione dell'Ottocento. Thank you.
Allora, questa è la posizione tipica della mano all'arpa, il pollice verso l'alto e le altre dita che guardano verso il basso, no? Come potete notare in questa posizione il mignolo è un dito troppo corto, non raggiunge agilmente le note, motivo per cui la tecnica classica per l'arpa è con quattro dita, pollice, indice, medio, anulare. Addirittura se andiamo in un periodo ancora precedente, in quello che può essere considerato uno dei primi trattati di arpa, perché è scritto all'inizio del Settecento in Spagna da Huete, vengono indicate per la prima volta le diteggiature e si fa riferimento a tre dita, pollice, indice, medio. E a tutt'oggi anche nella tecnica dell'arpa popolare latinoamericana si vede spesso l'utilizzo di tre dita. Vi cito un ultimo esempio che ci riporta al periodo storico di cui ci stiamo occupando, che è quello della fine del Settecento. Un arpista, Madame de Genlis, che non a caso veniva dal cembalo, quindi lo strumento da tasto viene sempre suonato con tutte e cinque le dita, passa all'arpa e sperimenta una tecnica con una posizione molto affine al cembalo e in cui si utilizzano tutte e cinque le dita. C'è uno o due allievi che la seguono, ma la scuola d'arpa a cinque dita finisce quasi subito, segno che quindi la posizione più naturale è quella con l'uso delle sole quattro dita. Il visconte Marcel de Marenne era stato un grande arpista, violinista in Francia prima della rivoluzione e poi fa parte di quegli autori, di quegli arpisti che si trasferiscono a Londra. Avrà fortuna anche a Londra, diventerà amico di Muzio Clementi, continuerà la propria attività musicale e dai contemporanei veniva considerato il suo stile esecutivo, compositivo ma anche esecutivo, veniva considerato particolarmente vivace, brillante, innovativo, geniale. Nelle sue composizioni non è assente anche una certa ironia, a volte sembra quasi beffardo. E l'Opera 16 è una raccolta che, come molte raccolte di questi anni, ha un carattere progressivo. Cioè, mentre insegna la musica, lo stile, insegna anche una tecnica, un gesto. Ad esempio, una caratteristica di queste composizioni è che hanno una diteggiatura precisissima, impressionante per noi. Ogni brano, anche quelli che ascolteremo, su ogni nota è indicato quale dito dovrà suonare. E questo ci fa capire anche che è una didattica molto profonda. Perché nella didattica d'arpa moderna si considera la diteggiatura in vista della performance. Cosa intendo? Le dita servono a suonare il più velocemente possibile un passaggio, quindi a semplificare, rendere efficiente l'esecutore. Ma la diteggiatura, chi suona le arpe storiche lo sa, ha un valore estremamente diverso. Perché il peso di ciascun dito è differente, per noi il pollice è il dito più forte, insieme al terzo dito, l'indice e il quarto sono i più leggeri. E quindi indicare la diteggiatura significa anche restituire l'espressione di un brano, quello che l'autore indica come il fraseggio ideale della sua composizione. E quindi ci è sembrato particolarmente opportuno eseguire questa musica sullo strumento del museo, no? Che è uno strumento appena restaurato, che nessuno di noi aveva mai ascoltato e che si presenta con un suono chiaro, brillante, molto bello e su cui è possibile sperimentare quindi questo tocco richiesto dall'autore e il dettaglio che viene richiesto. Quindi ascolteremo Margherita Burattini suonare sull'arpa del museo la musica del Conte de Marenne. Thank you.
Thank you.